Ciao Ninetti e bentornati in un nuovo video sul canale. Oggi dipingeremo in 3D sulla resina e con la resina. In questo caso la nostra pittura 3D con dei pesciolini koi lo faremo all'interno della copertina di questo libro, che sarà il libro delle sirene, che vi spoilerò a fine video, vi spoilerò più o meno come dovrebbe venire. Ma intanto, prima di tutto, vi faccio vedere tutto ciò che utilizzeremo per questo tutorial. Come resina vado ad utilizzare la UV Creation Resin Pro, quindi useremo la resina UV in modo da essere più veloci, ma potete farlo anche con normale resina, e poi ci serviranno un po' di colori acrilici, che stanno cadendo da tutte parti, un po' di colori acrilici diversi, e io vado ad utilizzare tutti quelli della serie Model Color Vallejo, sono i miei preferiti e sono veramente perfetti anche per dipingere sulle resina o comunque per dipingere qualsiasi cosa in realtà, ma sono perfetti. E ci serve il bianco, il blu, rosso e giallo, e in particolar modo oltre questi ci servirà creare anche l'arancione e il nero. Oltre a questo ovviamente ci servirà il nostro fidato micropennellino, e adoro quelli green stuff. Iniziamo subito, come prima cosa andiamo a fare il primo strato di resina UV e cerchiamo di lavorare con strati veramente super super sottili, quindi proprio lavoriamo il più possibile con strati piccoli, perché per dipingere in 3D la cosa più importante, fondamentale anzi direi, è proprio quella di poter fare tantissimi strati di resina. Io adoro questa tecnica e veramente ve la straconsiglio, vi straconsiglio di provarla perché merita tantissimo e secondo me fa divertire davvero tanto. Quindi primo micro strato di resina e lo mettiamo ad asciugare sotto la lampada UV. Ok, ora che il primo strato è asciutto iniziamo a dipingere in 3D, quindi con quelli che sono i colori che ci servono. Iniziamo dal bianco e come prima cosa per i nostri pesciolini koi ci servirà iniziare a dipingere la prima parte delle pinne, quindi immaginiamoci più o meno quale sarà la sua forma e iniziamo a dipingere. Quindi, allora, io voglio farlo in questo verso e poi ce ne sarà uno, penso, nell'altro verso. Quindi, immaginando le pinne, ok, ne facciamo una qua, scarichiamo il pennello che andiamo un pochino più. Questa sarà la nostra prima base di tutto, veramente di tutto. Quindi adesso altro piccolo, ragazzi, proprio piccolo piccolo passaggio di UV. Ovviamente lasciamo asciugare un pochino tutto quanto. E lasciamo asciugare anche questo secondo strato. Perfetto. Adesso, sempre con il bianco, dobbiamo andare a completare il corpo del nostro piccolo pesciolino. Quindi andiamo come prima cosa a farci quello che sarà la forma, non so com'è il perimetro, oddio. Ok. E adesso dobbiamo iniziare a dipingerlo dandogli già una parvenza di ombre, calcolando che questa sarà la parte più sotto del nostro pesciolino. E sempre con il bianco dobbiamo ripassare ancora, soprattutto esternamente, su quelle che erano le pinnette che abbiamo disegnato la prima volta. Ok, quindi prima col bianco, adesso ci andiamo a creare un celeste super super chiaro, quindi con un po' di blu ed il bianco ci creiamo questo celestino chiarissimo e andiamo nelle parti più laterali, sia da un lato che dall'altro. E sfumiamo anche leggermente sulle pinne. Riempiamo anche la parte centrale. Ora andiamo a creare un celeste un pochino più scuro. Continuiamo nei laterali a scurire. E adesso invece ci andiamo a creare, sempre con un po' di bianco e una puntina di rosso, un rosa. Deve essere un rosino leggero leggero, non vi preoccupate se si sporca con un po' di celeste, ma tanto le tonalità bene o male si possono unire tutte. Ok, lo mettiamo nella parte centrale così, e poi sempre con un po' di bianco
iniziamo a crearci quelle che saranno le prime squame. Se lasciamo asciugare, facciamo un altro piccolo mini strato di resina UV. Adesso iniziamo a giocare con i rossi, gialli e l'arancione. Oddio, è passata una moto proprio adesso, quindi... Allora, ci serve... Ah no, il rosso ce l'avevamo già, in realtà. Ok, ci serve un po' di giallo. Come prima cosa ci serve in particolare un po' di arancione. Quindi un po' di giallo e rosso, un po' più di rosso. Ok, e andiamo con questo arancione che è molto, fa molto salmone come cosa, e iniziamo a crearci le prime macchie rosse sulla nostra carpa. Ne facciamo diverse in modo anche irregolare. Vedete come inizia a vedersi già la tridimensionalità delle varie cose, anche se poi dopo si vedrà molto ma molto molto di più. Inizio anche a sfumare un po' l'arancione verso le pinne e sempre col bianco vado a riprendere piano piano i laterali per creare soprattutto lo spazio dove ci andranno gli occhi, e ancora vado a passare esternamente vicino alle pinne. Sempre col bianco inizio a fare un po' di puntini vari, così che vadano a simboleggiare le squame. Questa volta proprio con del rosso rosso vivo vado anche a riprendere un po' le macchiette, quindi con un po' anche proprio di rosso intenso. Passiamo alle macchiette con un po' di giallo. E vado anche con un po' di giallo a sfumarmi le pinne. Ok, e adesso facciamo un altro strato perché dobbiamo andare a lavorare sopra ancora con un po' di bianco. Quindi lasciamo asciugare e altro strato di resina. Perfetto, a questo punto ci serve di nuovo il bianco, scarichiamo abbastanza il pennello e dobbiamo andare a riprendere piano piano la forma del nostro pesciolino. E diciamo che dobbiamo creare quasi di nuovo il corpo, la parte diciamo superiore. Vado ancora una volta vicino alle pinne anche. Ecco, guardate che bello quando inizia a prendere forma. L'unica cosa che dobbiamo aggiustare ancora un po' qua è la parte, secondo me, avanti della testolina, perché la vedo ancora un pochino strana, però ci farei anche più macchiette di rosso. Adesso ci serve il nero, quindi un pochino semplice di nero, non dobbiamo né schiarirlo né fare assolutamente niente, ci serve solo un po' di nero. E iniziamo ad aggiungere le macchiette di nero qui e lì sulla nostra carpa. E soprattutto ai laterali per andare a fare gli occhietti. Prima di fare un altro strato di resina, visto che voglio disegnare un altro pesciolino, ma lo faremo un po' più sopra questa volta, lo andiamo a fare adesso in modo che poi lui lo lavoriamo sugli altri strati. Lo voglio fare più piccolino e da questo lato, quindi allora come prima cosa gli vado a disegnare le sue pinnette. Questa volta li vado a fare già parte del suo corpo.
Sì, lo farò molto ciccione piccolino questo qua. Ecco, questo sarà il suo primo strato, quindi lo lasciamo asciugare direttamente così e facciamo un altro strato di resina. Perfetto, siamo a questo punto, quindi allora riprendiamo come prima cosa il nostro piccino appena nato. Ci serve sempre un po' di bianco, questa volta col pennello veramente leggermente sporco di bianco. Dobbiamo andarlo a fare centrale così. Ok, e lui praticamente sarà finito. Spero si veda la sua tridimensionalità. Poi gli faremo anche, cioè gli farò anche, diciamo, una base sul retro colorata perché altrimenti si vede dentro del libro, che non è male in realtà, però devo capire questa cosa. Poi dopo ve lo faccio vedere così magari vi date anche voi un consiglio nei commenti. Mentre tornando su di lui, andiamo di nuovo sul celestino. Sempre col celestino dobbiamo andare a riprendere il suo corpo e parte delle pinne. Iniziamo già col rosso a farci le macchiettine di rosso qui e lì, anche quelle con un pochino di giallo. E adesso tra uno strato e l'altro voglio andare ad inglobare delle ninfee con queste ninfee del kit di Green Stuff. Sono in carta, quindi sospetto che comunque nella resina UV si bagneranno un minimo per forza. Però secondo me l'effetto comunque bagnato sotto l'acqua non dovrebbe essere chissà che grande cosa. Vado a prendere questa qua, che secondo me qua dentro ci sta benissimo. Ok, dai, neanche così tanto male, pensavo peggio. Ok, al momento siamo così. Qua mi ha fatto una bolla nonostante tutto. A me appena ci ho messo la ninfea ha creato una bolla. Perfetto. Vabbè, fa niente. Tanto qua ci andiamo a continuare a dipingere anche un pochino le pinnette di questo qua. Quindi ripassiamo sulle pinnette, le allunghiamo un pochino tutte quante. Vediamo com'è venuta l'ultima parte, mi piace tantissimo, spero si capisca la tridimensionalità dei pesciolini, sembrano quasi inglobati nella resina. Sì, io dipingo con le dita a volte, anzi pulisco il pennello sulle dita. Devo dire che mi piace tantissimo, davvero tantissimo. Adesso come ultima cosa ho preso questo bellissimo microfiorellino di Nature in Me che secondo me sta benissimo come fiore di loto. Quindi lo vado ad incollare qui e poi lo fisso. Siamo un attimino con un altro po' di UV, proprio l'ultima parte, giusto per poterlo tenere bello bello fermo. Ecco, volevo provare proprio a metterlo centrato lì. Ok, perfetto, abbiamo finito, così anche bello tridimensionale. Volevo farvi vedere se ci riesco come risultano tridimensionali i pesciolini. Questa è la parte sul retro su cui adesso andrò ad incollare un pezzettino di Angelina Film in modo che faccia questo effetto cangiante da sotto che reputo super super marino e secondo me ci sta benissimo e spero tantissimo che piaccia anche a voi. Quindi adesso come prima cosa lo vado ad incollare così poi vi faccio vedere, anche se non è del tutto finito, come verrà alla fine il nuovo mini libro. Mentre si asciuga vi faccio vedere la sirena che ho realizzato all'interno, che ovviamente è una koi, anche se, mannaggia a me, mi sono dimenticata che volevo metterci qui il pigmentino. Niente, cioè proprio zero pigmento sta poveretta. Bene, Niletti, io spero che questo dipingiamo in 3D nella resina vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete altri video di questa serie, perché io non ho mai provato, per esempio, a dipingerli in grande, tipo nei piatti grossi. Sarebbe carino provare a fare una cosa del genere insieme. Io spero tantissimo che vi siate divertiti. Come al solito vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, vi piace l'arte e la creatività in generale, iscrivetevi al canale. Perché noi ci divertiamo tutti i giorni con arte e creatività.